Ragazze, ciao a tutte e a tutti. Allora, nuovo video tag. Stavolta è un tag idealizzato, adesso non ho idea di chi sia. Comunque mi ha taggato Raffaella Raffa, del canale Raffaella Raffa, una youtuber, adesso non mi dico, è una delle tante che mi ha taggato. Si chiama Voglia di anni 90. Quindi andiamo subito a dunque. Voglia di anni 90. Gli anni 90. Prime domande. Allora, qual era il tuo film preferito? Allora, il mio film preferito era, non lo ricordo più, quindi passo oltre perché non me lo ricordo. Comunque un film ce l'ho da un bel po' di tempo. I Friends, non è un film, è una serie TV, vabbè, comunque nulla. Una mamma per amica potrei citare, per esempio. Una mamma per amica. Lino Banfi che era il nonno libero, così. Ma poi non è un film che io sappia, non lo so, comunque vabbè. Qual era il tuo gruppo o cantante preferito all'epoca, quando eri ragazzina? Nessuno, ragazze. Adesso è diventata, quando ero alle medie, da quando ero alle medie, ribadisco, adesso ho un gruppo preferito, ma preferito dico, direi sì. Sono i Sonora sono il mio gruppo preferito, non so perché, ma a me piacciono i Sonora, quindi va bene, tanto di cappello. Poi, quali erano le tue caramelle preferite all'epoca? I Big Bagel, non sono caramelle, ma sì, più che altro sono chewing gum, che sono delle chewing gum, appunto, che sanno e sapevano di fragola, quindi. Che buone, buonissime queste caramelle, che poi sono delle chewing gum che come metti in bocca sanno di fragola e vabbè, si sa la storia degli Happy Bubble. Poi, quarta domanda, come ti piaceva vestire? Ero un maschiaccio, alle medie, dalle medie alle superiori ero un maschiaccio, a volte vestivo un po' più non da donna. Più che altro ero più carina, diciamo, vestita, se si può dire così. Mi facevo più femminuccia, più femminile, diciamo, non femminuccia, femminile. A volte mi vestivo un po' da maschiaccio, dipende dai miei gusti, dipende dall'umore che avevo, però mi sono sempre truccata, diciamo la verità, non da maschiaccio, ma con un po' di stile femminile. Mettevo mascara, come dire. Mettevo il mascara, poi la matita eyeliner, e un po' di blush e luce da labbra, altro null'altro. Poi, qual era il tuo programma preferito TV? Qual era il tuo programma TV preferito? Scusate se l'ho letto un po' al contrario, ma vabbè. Comunque, era al posto tuo, ma più che altro guardavo alle fate Kilimangiaro. Alle fate Kilimangiaro l'ho sempre guardato e mi è sempre piaciuto. E vabbè. Poi, telefilm preferito? Posso dire sempre Friends? Perché Friends, da quando vi erano gli americani in Italia, mi piaceva sempre guardare quel telefilm che passava attraverso, mi pare, non so se era Canale 5 o Italia 1. No, mi pare che era sulla Mediaset, quindi intorno a Canale 5. Era Canale 5, sì, Friends. Poi, gioco preferito, gioco a carte. Adesso ci sto giocando, ma ho perso un po' la passione, perché dovrei rigiocare, ricordarmi come si fa, ma ciao, buonanotte, perché mi ricordo ben poco, vabbè, rimparerò. Mi riproverò a farmi insegnare se riesco, se no, ciao. Poi, libro preferito. Allora, alle medie e alle elementari, viceversa, mi piaceva Il piccolo principe era bellissimo, ed è un bel libro. Il piccolo principe, ho letto anche le mie piccole donne. Scusate se intanto mi avete distratta, ma sto guardando insieme a voi mentre faccio questo video, registro questo video tag, Barbara Palombelli, ovvero sì, sto uscendo un po' di tema, vabbè.
Conformo. Comunque, allora, il mio libro preferito era, ed è rimasto sempre, Il piccolo principe e Piccole donne. Solo che io non lo posso comprare perché non mi va. Non lo posso, non potrei. Ma non mi va perché preferisco andare in biblioteca e leggerli. Vabbè, selezionare dei libri a piacere mio. Sì, a parere mio. Ciao! A piacere mio e leggerli in tutta tranquillità senza troppo stressarmi. Comunque, aspettate un attimo. Niente, vabbè, nulla. Mi è arrivata un'email che non capivo perché, vabbè. Il libro preferito rimane sempre Il piccolo principe e... Ah, ce n'è un altro che parlava dell'antica Grecia, della storia, delle storie del mondo dell'antica Grecia. Scusate il gioco di parole, ma è così. Un qualche giorno ve lo farò vedere, ve lo leggerò della storia dell'antica Grecia, sì. Poi, qual era la tua cotta adolescenziale? Ragazze, no comment. No comment. Non, boh, la mia prima cotta adolescenziale, neanche me la ricordo. Mi ricordo solo la prima, quella elementare. Che figura di M. Vabbè, lasciamo perdere, che figuraccia. Poi il profumo preferito, Bon Bon Malizia, che anche se non era solo quello, però io mi ricordo all'inizio della mia prima fase adolescenziale, era il Bon Bon Malizia. Un profumino bellissimo, buono, non troppo stucchevole, dolce, ma anche allo stesso tempo bello pacato, posato, perfetto. Non stuccava in un secondo, certo, non lo mettevo in macchina perché... In macchina altrimenti non è bello da dire, ma rimettevo, mi veniva rigurgito, quindi niente in macchina. Quando dovevo uscire con il Palau non lo mettevo. Se invece ero in giro per Palau, allora lo mettevo. Per giro per la mia città, sì, avete capito, capita Palau. Nella mia bella città lo metto, altrimenti niente. In macchina io lo metto qualcuno, se no rigurgito, non lo so perché. Non riesco, mi viene mal di stomaco. Comunque, il tag. Sono arrivata alla decima domanda, profumo preferito l'ho detto, è sempre stato Bon Bon Malizia, vabbè ho cambiato altri gusti nel tempo, però rimane sempre quello e lo indosso anche tuttora. Peccato non c'è una cosa per sentire attraverso YouTube i profumi, ma vabbè, meno male che non c'è. Detto questo, io taggo altre persone, vorrei taggare Knife, la pilotina Knife, ovvero Stefi. E vorrei taggare Cuffiettina Chic e vorrei taggare non lo so chi posso taggare. Vabbè, io taggerei vabbè, taggo solo lei, taggo perché adesso non Cuffiettina Chic e le altre che non mi ricordo. Ok ragazze, questo è il video, termina qua, non metto le domande tanto se volete sbirciare il video di Raffaella Raffa, perché è da lì che l'ho presa le domande, se no come le leggevo. E nulla ragazze, io vi ho letto tutte le domande e le risposte che ho dato, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere attraverso un commento e noi ci si becca al prossimo video. Mi raccomando, like e non chiedo iscrizione perché per me mi sta bene così, ma anche se le iscrizioni fanno comodo a tutte, ma al momento voglio stare tranquilla così. Mi bastano le like e anche tante belle visual, ok? A presto ragazzi, ciao, un bacio.